Quindi questa è come si presenta la fodera una volta cucita. Adesso vado a realizzare una piccola modifica qui ai laterali. Vi ricordate appunto che ho lasciato il filo qui al lato della borsa? Tenete sempre presente che la base della borsa, il laterale, è fatta sempre da 5 moduli. Come vedete, da questo giallo a questo giallo sono appunto 5 moduli. E stesso discorso, questi qui vanno in corrispondenza di queste due perline. Quindi da qui a qui è appunto il laterale della mia borsa. Io sono nella seconda perlina, sono ripassata all'interno della lavorazione e risbuco con il filo dalla seconda perlina. Con questo filo mi rinfilo anche nella terza perlina. Ed ecco qua, mi aiuto con una pinza in modo da poter prendere il filo in questo modo. E rientro anche nella quarta perlina che viene sempre subito dopo. Ed ecco qua. Dicevo, e sono risbucata appunto dalla quarta perlina del lato. Un piccolo appunto. Quando ripassiamo nel primo modulo, io seguo la lavorazione, risbuco da questa perlina qui e mi rinfilo nella seconda perlina qui in alto. Dopo, per andare avanti con la lavorazione e per effettuare questa modifica, rivado direttamente nella terza perlina, quindi solo in questo caso si vedrà appunto il filo in questo punto, e vado anche nella quarta perlina. Quindi ripasso in queste tre. Vado a piegare la lavorazione in questo modo, così, in modo che questi tre si avvicinano e posso andare a creare in questo punto qui un piccolo spazio che poi ospiterà l'anellino dove verrà agganciata la tracollina. Quindi, nel mio caso, l'anellino che ho qui a disposizione è questo. È un anellino non tanto grande perché in commercio ovviamente ce ne sono presenti di tantissimi. Questo ha un diametro interno un po' più piccolo, quindi preferisco aggiungere adesso sul mio filo due perline. Nel caso in cui avete un anellino sempre con un diametro interno più grande rispetto a questo, ovviamente vi scrivo sotto il diametro di questi anellini che al momento non ricordo, se avete un diametro più grande, ovviamente potete tranquillamente aggiungere in questo caso qui solo una perlina. Nel mio caso vado ad aggiungere due perline e anche l'anellino, in questo modo, vedete? Così vado a formare questa sorta di fiorellino, quindi da 3 più 2, 5 perline. Prendo il mio filo, inserisco il filo esattamente nella seconda perlina, nuovamente vado a chiudere questo modulo, quindi inserisco il filo nella seconda e tiro. Questo passaggio, mi raccomando, stringete bene il filo, quindi vado nella seconda, vedete l'anellino ha abbastanza spazio per girare all'interno del fiorellino, lo chiamerò fiorellino, perdonatemi, e poi vado ad inserire il filo anche nella terza perlina e nella quarta perlina, quindi. Ed eccomi qua, sono ripassata sia nella terza perlina e anche nella quarta perlina e tiro bene il filo. Passo anche nelle due perline appena inserite. Allora, nella prima e nella seconda perlina. Mi aiuto con la pinza. Il mio filo fuoriesce appunto da queste due perline. Adesso semplicemente ripasso nella seconda, nella terza e nella quarta perlina, in modo da andare a stringere bene questo fiorellino. E poi semplicemente, una volta che sono risbucata dalla quarta perlina, mi ripasso in questa perlina qui del lato, qui in basso, e poi semplicemente ripasso all'interno della lavorazione per bloccare e tagliare il filo in eccesso. Ovviamente questa lavorazione vado ad effettuarla anche dall'altro lato. Io effettuo questi passaggi e ritorno da voi. Ed ecco qui il risultato. Come vedete, ho aggiunto l'anellino anche dall'altro lato e questo è come si presenta al momento la lavorazione. Questo passaggio è davvero fondamentale, mi raccomando, tirate bene il filo e ripassate tante volte all'interno di questo fiorellino in modo che la lavorazione sia ben salda e
compatta, perché è fondamentale, perché qui andrà proprio il sostegno di tutta la borsa, perché qui andrà collegato appunto la tracollina che poi andrà a tenere tutta la lavorazione della borsa e a sostenere sia cosine che andremo ad inserire all'interno della borsa e sia proprio la borsa di per sé. Adesso il prossimo passaggio è quello di realizzare appunto la patta della nostra borsa. Noi qui sulla lavorazione abbiamo esattamente dalla perlina gialla alla perlina, questa qui lilla, 18 moduli. Infatti sono i 18 moduli iniziali per appunto realizzare il pannello. Noi abbiamo realizzato 18 moduli in larghezza e poi in altezza di file abbiamo realizzato appunto 25 file. Adesso non voglio realizzare una patta di 18 moduli, ma una patta di 12 moduli. Quindi vado ad escludere 3 moduli da un lato, quindi questi 3, e vado ad escludere questi altri 3 da quest'altro lato. Quindi a destra 3 e a sinistra 3 moduli escludo, in modo che avrò dalla perlina rosa alla perlina celeste saranno esattamente 12 moduli. Vedi conto, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 moduli. Quindi vado ad inserire del nuovo filo all'interno di questa perlina qui rosa, come dicevo prima. Quindi vado ad escludere quei 3 moduli, prendo del nuovo filo, nel mio caso sempre sono 2,5 metri, in modo da non dover aggiungere sempre il filo che mi scoccio. Quindi prendo il capo di filo, lo passo all'interno della perlina rosa e vado a pareggiare i due fili. Adesso sul filo di sinistra vado ad aggiungere 3 perline. Quindi 3 perline sul filo di sinistra, la seconda ed ecco qui la terza. Poi ovviamente nella terza perlina vado a reinserire nuovamente questo filo, solo nella terza, realizzo effettivamente il cappietto ed eccolo qui, sperando che si noti. E prendo il filo di destra e lo faccio passare all'interno del cappietto e vado a stringere. Tiro entrambi i fili e realizzo il primo modulo ed eccolo qua. Adesso il filo di destra andrà nella perlina che è già sulla lavorazione e il filo di sinistra andremo ad aggiungere due perline. Nell'ultima perlina vado a realizzare il cappietto e così vado avanti con la lavorazione fino appunto ad ottenere 12 moduli. Quindi arriverò appunto a questa perlina qui celeste. Ovviamente andrò a realizzare una prima fila, poi anche una seconda fila e una terza fila. Quindi la lavorazione è sempre uguale. Vado avanti realizzando appunto tre file e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Come potete ben vedere, ho realizzato esattamente 6 file. Ve le conto: la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta fila per realizzare appunto la nostra patta. Adesso la lavorazione si presenta in questo modo, quindi una patta che sta all'insù da sola. Adesso vi giro la borsa e vado a piegare leggermente la patta in modo da darle questa forma. Ed eccola qui. Ovviamente il lavoro non è terminato in questo modo perché ho intenzione di realizzare una patta che sia un po' più armoniosa, che non sia così squadrata. Quindi andrò a realizzare una patta con il bordo finale un po' tondeggiante. E quindi adesso vado a mettere da parte la borsa e andiamo a realizzare la parte finale della patta. Ovviamente questo sta a vostro gusto personale, perché chi preferisce appunto una patta che sia più squadrata, oppure alcuni hanno effettuato delle diminuzioni qui nei laterali, insomma, in base al vostro gusto potete realizzare la patta che più vi aggrada, ecco. Nel mio caso voglio che sia una patta un po' più armoniosa rispetto già alla struttura bella squadrata della borsa di per sé, quindi voglio che la patta sia un po' più tondeggiante. Quindi adesso andiamo a sperimentare insieme e andiamo a realizzare la parte finale della patta. Prendete del nuovo filo, questo appunto come dicevo prima l'accantono, e appunto abbiamo realizzato 6 file. Quindi del nuovo filo vado a prendere sempre i miei classici 2 metri di filo e vado
add, ed eccomi qua, e vado semplicemente a realizzare nuovamente, sempre con la medesima colorazione lilla, vado sempre a lavorare appunto a row, quindi è come se partissimo nuovamente da capo. Quindi vado ad inserire sul mio filo 3 cipollotti e poi il quarto cipollotto vado a realizzare l'asolina e poi con il filo destro vado ad inserire all'interno dell'asolina. Quindi vado nuovamente ad iniziare la lavorazione e realizzo esattamente 12 moduli. Io realizzo questi 12 moduli e ritorno da voi. Ed eccomi qui, ho realizzato appunto 12 moduli con la medesima tecnica che vi spiegavo prima. Sono appunto 3, 6, 9, 12. Il dodicesimo, che è questo qui, come vedete il filo fuoriesce dal laterale perché appunto sul filo di sinistra ho aggiunto 3 perle, ho realizzato l'asolina e ho chiuso con il filo di destra, realizzando appunto il nodino che va all'interno della perla. Adesso sono pronta per andare a realizzare la patta curvata, cioè nel senso andremo a curvare la lavorazione con alcuni piccoli passaggi. Adesso con il filo di destra vado ad inserirlo direttamente all'interno della perla che viene subito dopo, quella appunto del secondo modulo. Quindi prendo il filo di destra ed eccolo qua e vado ad inserirmi all'interno di questa perla. Ed eccomi qua. Adesso sul filo di sinistra vado ad aggiungere 4 perle ed eccole qua. Vado a creare l'asolina nell'ultima perla, la quarta, e faccio scendere tutte le perline giù. Adesso vado ad inserire all'interno dell'asolina il filo di destra e vado a stringere per bene la lavorazione. Stringo per bene e in questo modo, vedete, si è formato appunto questo lavoro. Ovviamente stringete bene perché queste due perline devono stare davvero vicinissime. Ok, in questo modo, vedete? Adesso nuovamente con il filo di destra ripasso in questa perlina e nell'altra, in due perline, sempre esattamente del terzo e del quarto modulo della prima riga. Quindi passo in queste due ed eccomi qua. Adesso vado ad aggiungere sul filo di sinistra 2 perle. Ed eccole qua. Vado all'interno dell'ultima perla e creo appunto il cappietto. Ed eccolo qui. E inserisco il filo di destra all'interno del cappietto. E tiro per bene la lavorazione. Stringo bene. Mi raccomando, questi passaggi sono fondamentali. Stringete bene il lavoro, ok, ed ecco qua, questo è il lavoro al momento, vedete appunto si sta formando la curva. Adesso con il filo di destra ripasso all'interno della perlina che viene subito dopo, di una perlina, quindi rivado in una sola perlina. E sul filo di sinistra vado ad aggiungere 2 perline. Vado a creare il cappio all'interno dell'ultima perlina inserita e faccio passare il filo destro all'interno del cappietto e tiro bene il filo. Questo è come si presenta appunto il lavoro al momento. Adesso con il filo di destra vado all'interno di questa perlina qui, vado avanti appunto con la lavorazione e vado a ripetere quest'ultimo passaggio. Quindi sul filo di destra passo all'interno di questa perlina
e sul filo di sinistra vado ad aggiungere 2 perle. Rientro nell'ultima perlina, effetto il cappietto e rientro all'interno del cappietto con il filo di destra e tiro bene la lavorazione. Questo è come si presenta il lavoro al momento. Adesso vado a ripetere nuovamente quest'ultimo passaggio per altre 2 volte. Quindi andrò a lavorare questa perlina e questa perlina. Quindi con il filo di destra passerò soltanto in questa perlina, sul filo di sinistra 2 perle, vado a effettuare il cappietto e poi rientro all'interno del cappietto con il filo di destra. E stringo per bene la lavorazione. Andrò a lavorare nel medesimo modo anche questa perlina qui, quindi effettuo questi 2 passaggi e ritorno da voi. Ed ecco come si presenta al momento il lavoro. Ho realizzato in tutto 4 moduli uguali. Invece i restanti 4 moduli andrò a lavorarli insieme, quindi questo sarà un unico modulo e questo sarà un altro modulo, come appunto ho fatto qui all'inizio. Vedete, 2 moduli sono stati lavorati insieme e questi 2 moduli sono stati lavorati insieme e questi 4 centrali sono stati lavorati singolarmente. Adesso, come vedete, il mio filo di destra sono ripassato all'interno di questa perlina e di quest'altra perlina, in modo per andarle a lavorare insieme ed effettuare appunto la curva qui in questo punto. E adesso qui sul filo vado ad inserire 2 perle, quindi 2 perle sul filo di sinistra, quindi prima perla e seconda perla. Vado a realizzare sempre il cappietto nell'ultima perla e vado ad inserire il filo destro all'interno del cappietto e stringo per bene la lavorazione. In questo modo, vedete? Stringete per bene la lavorazione. Adesso il filo di destra rivado sia in questa perlina e anche nell'altra perlina, quindi ripasso in queste ultime 2 perline. Quindi il filo di destra l'ho passato appunto in questa perlina e anche nell'altro. Adesso sul filo di sinistra vado ad inserire 3 perle, vado a realizzare il cappietto nell'ultima perla. Vado passo all'interno del cappietto il filo di destra e stringo bene la lavorazione. Ed ecco come si presenta appunto la lavorazione al momento. Questo è l'ultimo modulo realizzato, infatti i fili fuoriescono da questa perlina qui. E questo è come si presenta. Vedete, ho realizzato appunto questa curva che mi piace davvero tanto. Adesso devo spostarmi all'interno della lavorazione senza inserire nessuna perlina. Andremo a spostare entrambi i fili, quindi adesso questo di sinistra lo lascio qui. Andremo a lavorare con quello di destra. Quindi prendo il filo di destra ed eccolo qua. Seguite bene questo passaggio. Quindi adesso accantono quello di sinistra, lo sposto dietro alla mia mano. Il filo di destra, che appunto fuoriesce da questa perla qui, come appunto quello di sinistra, lo ripasso all'interno di questa perla. Questa qui e risbuco da questa perla qui. Quindi ripasso esattamente in 4 perline. Ed eccomi qua, fuoriesco appunto da questa perlina qui. Quindi questo filo vado ad accantonarlo e adesso vado a spostare questo filo di sinistra. Quindi ripasso in questa perlina, in questa e in questa qui, quindi ripasso in queste 3 perline. Quindi ripasso nella prima, ripasso nella seconda e ripasso nella terza perlina. Quindi il filo di sinistra lo ritrovo sempre sulla mia sinistra e il filo di destra lo ritrovo qui in alto sulla mia destra. Ok?
Quindi sono ripassata soltanto all'interno della lavorazione. Mi raccomando, stringete bene il filo in modo che tutta la lavorazione sia bella, compatta e rigida. Adesso sul filo di destra vado ad aggiungere due perle. Quindi prendo il filo di destra e inserisco due perle. Vado a realizzare il cappietto sempre nell'ultima perlina. Giro il lavoro per comodità e rientro all'interno dell'asolina con il filo di sinistra e tiro. Ok, in questo modo. Aspettate che adesso vi mostro il lavoro. Ed ecco qua. Ho realizzato appunto questo modulo. Adesso il filo che è qui in basso, che se lo mettiamo così è ovviamente alla mia sinistra, il filo alla mia sinistra rientra in questa perla. Il filo alla mia destra andremo ad inserire altre due perle. Quindi vado con quello di sinistra e rientro nella perla che viene subito dopo. In questo modo, ed eccomi qua. E adesso sul filo di destra vado ad aggiungere due perle. Vado a creare l'asolina nell'ultima perlina, le porto alla fine e rientro all'interno dell'asolina il filo di sinistra e stringo per bene la lavorazione. In questo modo, vedete? Aspettate che vi rigiro nuovamente la lavorazione e questo è come si presenta al momento al lavoro. Adesso ovviamente vado avanti con questa lavorazione lavorando anche questa perla, quest'altra, questa. Io effetto questi tre passaggi e ritorno da voi e vi mostro come si conclude questo giro. Ed ecco come si presenta la lavorazione al momento. Ho appunto realizzato questi punti e adesso mi ritrovo, come dicevo prima, a realizzare l'ultimo punto di questa fila. Adesso rigiro la lavorazione e con il filo di sinistra vado a ripassare sia in questa perlina e in questa. Quindi ripasso prima in questa perlina qui. E ripasso in questa. Ed tiro bene il filo in questo modo. Adesso, sempre sul medesimo filo, questo qui di sinistra, vado ad aggiungere una perlina. Realizzo il cappietto, porto il tutto alla fine e rientro il filo di destra all'interno del cappietto e tiro il filo. Questo è il lavoro come si presenta al momento, che tra l'altro, guardandolo così, sembra la faccia di un serpente un po' schiacciato, non so, questi mi sembrano due occhietti. Infatti prima stavo effettuando una prova inserendo tipo una perlina gialla all'interno e sembro effettivamente due occhietti che ti guardano, oppure possiamo anche metterle le perline dopo, andiamo a decorare e ricamare quei punti e possiamo inserire direttamente la perlina tono su tono in modo da che sembri tipo una sorta di fiorellino in questo modo. Poi questo sta a dopo quando andremo a decorarla. Al momento lascio la lavorazione in questo modo. Adesso io mi ritrovo il filo di destra e il filo di sinistra che fuoriescono da questa perlina qui. Adesso possiamo collegare questa lavorazione alla patta che ho realizzato prima. Vi mostro come. Adesso vi spiego come collegare queste due parti. Ho
Osservando la lavorazione, vedremo appunto che qui centrale noi abbiamo esattamente un modulo, due moduli, 3, 4, 5 e 6 moduli. E poi ovviamente c'è questo modulino da 4 e questo modulo un po' più grande. Stesso discorso anche dall'altra parte, modulo da 4 e modulo un po' più grande. Adesso io se metto vicino entrambe le lavorazioni, vedete già che se io vado a escludere le prime tre perline della patta, vado direttamente a collegare questi moduli qui centrali con le sei perline che sono presenti qui sulla borsa. Stesso discorso anche da quest'altra parte, vado ad escludere la prima, la seconda e il terzo modulo e vado a collegarmi direttamente con il quarto modulo della borsa, ovviamente. Invece qui, ovviamente, i fili sono presenti qua su questo modulo, sono presenti entrambi, come vi mostravo prima, cioè sia il filo di destra che il filo di sinistra che fuoriescono da questa perlina, e io già da questo punto posso andare a collegarmi alla quarta perlina. In che modo? Sul filo di sinistra vado ad aggiungere una perlina, ed eccolo. E mi rifilo anche direttamente nella quarta perlina. Vedete? In questo modo. Ecco qui. Adesso vado ad inserire sempre su questo filo qui un'altra perlina. Quindi sempre sul medesimo filo di sinistra vado ad inserire una perlina. Realizzo il cappietto in questo modo e vado a prendere il filo di destra che è presente ovviamente sulla lavorazione qui, quindi il filo di destra che passa all'interno del cappietto e vado a stringere per bene in questo modo. Stringo per bene, si forma il nodino va all'interno della perla. Rieccomi, preferisco mettere la lavorazione in questo modo così da rendere il tutto più chiaro. Allora, adesso io mi ritrovo effettivamente in questa perlina qui e come vedete fuoriescono i miei fili uno dall'alto e uno dal basso. Adesso il filo che va verso l'alto, che è effettivamente quello alla mia sinistra, vado ad inserirlo all'interno di questa perlina. Quindi vado all'interno di solo di questa perlina. Rieccomi, avvicinato anche un po' la telecamera. Adesso con il filo che va verso il basso, quindi quello alla mia destra, vado ad inserirlo all'interno di questa perlina che viene subito dopo. Quindi vado all'interno di questa perlina. Ok. E adesso con il filo, quello lì in alto, vado ad inserire su questo filo qui una perlina, effettuo il cappietto all'interno di questa perlina, quindi rientro e vado a ripassare all'interno il filo e stringo bene la lavorazione. Adesso il filo in alto lo ripasso in questa perlina qui, questa, quindi vado all'interno aiuto con le pinze, ok, e il filo invece questo in basso lo ripasso all'interno di questa perlina qui. In questo modo tiro bene i fili, con il filo in alto inserisco sempre una perlina, effetto il cappietto e rientro con il filo in basso e stringo bene la lavorazione. E questo è il risultato al momento. Adesso vado avanti così e realizzo un altro modulo, il secondo modulo e il terzo modulo. Questo è come si presenta la lavorazione al momento.
Questo è l'ultimo modulo realizzato e come vedete i fili fuoriescono da questa perlina qui. Adesso vado avanti con la lavorazione e vado a chiudere un po' la lavorazione qui nel lato e aggiungo qualche perlina. Prima di aggiungere qualche perlina, ripasso con il filo, questo qui in basso, che è appunto alla mia destra, ripasso in qualche perlina ed esattamente ripasso in queste due. Ve le indico con la pinza. Io fuoriesco da questa, ripasso in questa e in questa qui. Quindi ripasso in queste due perline. Ed ecco qua che fuoriesco appunto da queste due perline. Adesso inserisco su questo filo una perlina. Ed ecco qua, e vado direttamente con questo filo sempre, rivado in questa perlina qui, che è appunto la seconda. Vedete questa perlina qui, rivado solo in quella. Quindi ripasso in questa perlina. Mi aiuto con le pinze. Ed ecco qua, tiro bene in questo modo. Adesso, sempre con questo filo qui, mi infilo nella perlina, questa qui in alto, in questa. Aspettate che alzo la lavorazione perché sennò non riesco a lavorare. Quindi ripasso, io sono in questa qui, quindi rivado in quella sopra. Ed tirate bene. Adesso ripasso anche in questa perlina qui, accanto, sempre con questo filo qui. Riscendo in questa perlina qui, ed adesso ripasso anche in questa perlina qui. Tiro sempre per bene il filo ed inserite due perline, ed eccole qua, e rientrate con il filo all'interno di questa perlina qui. Ed tirate il filo. Ed ecco qua. Adesso ripassiamo un po' all'interno della lavorazione. Posso ripassare anche in questa perlina qui, questa. Quindi ripasso in quella perlina lì. Alzo sempre la lavorazione per comodità. Quindi ripasso in questa perlina. Ripasso in questa, ripasso in questa perlina, tiro bene il lavoro e a questo punto posso ripassare all'interno della lavorazione per andare a bloccare entrambi i fili, perché come vedete ho poco filo a disposizione, quindi vado all'interno della lavorazione, blocco entrambi i fili e poi con del nuovo filo rivado a ricreare i medesimi passaggi anche dall'altro lato.
Rieccomi, ho bloccato i fili e come potete ben vedere la lavorazione adesso non è solo presente, diciamo, l'occhietto che vi mostravo prima, ma ho creato diverse lavorazioni stile fiorellino che un po', diciamo, riprendono le asoline create appunto per contenere l'anellino qui in alto. Adesso, come vi dicevo prima, ho aggiunto del nuovo filo. Come vedete qui ho le due estremità e l'estremità che è la mia destra sono ripassata in questa perlina qui, che poi è quella laterale del primo modulo lavorato, e anche c'è l'ultima delle tre che abbiamo lasciato. Quindi sono ripassata in queste due, invece il filo questo qui di sinistra sono ripassata ovviamente in quella centrale e poi in queste due. Infatti fuoriesco appunto da queste due. Adesso inserite una perlina sul filo questo qui in basso, quindi come abbiamo fatto prima inseriamo una perlina, la porto sempre alla fine del filo. E come potete ben vedere, aspettate che sposto questo perché sennò mi dà solo d'intralcio. Andiamo ad infilarci direttamente in questa perlina qui, che è la seconda appunto del secondo modulo. Quindi rientro in questa perlina qui, andando da sinistra verso destra, in questo modo. Riesco a prendere, ecco qui il filo. Adesso, come ho fatto prima, sono ripassata in questa perlina, in questa e in questa qui, e poi sono risbucata da questa perlina qui. Quindi ripasso in queste quattro perline ed eccomi qua, fuoriesco esattamente da questa perlina qui. Inserite due perline sul vostro filo, rientrate in questa perlina qui e in questa, e poi ripassate all'interno della lavorazione per andare a bloccare e tagliare i fili in eccesso. Rieccomi, ecco la patta appunto terminata. Ho bloccato e tagliato i fili in eccesso e questo è come si presenta appunto la patta al momento. Sinceramente mi piace davvero tanto, in particolare con queste lavorazioni differenti rispetto a tutta la trama della borsa, e quindi vanno anche a riprendere queste lavorazioni il fiorellino realizzato qui in alto, che poi ospita l'anellino per poter agganciare la tragollina. Quindi mi piace che riprenda alcuni dettagli. Adesso vado ad impuntare la chiusura magnetica. Vedete, io già ho realizzato questo passaggio perché è davvero semplice, un po' meno realizzarlo davanti alla telecamera. Adesso vi spiego come ho effettuato appunto questo passaggio, ma è davvero semplicissimo. Procuratevi appunto una chiusura magnetica di questo genere, ed eccola qui, è formata da due elementi che si aprono appunto perché sono magnetici, e poi ogni elemento presenta appunto questi quattro fori. Questi quattro fori ci occorrono appunto per andare a fissare la lavorazione, il filo alla lavorazione con la chiusura. Vi mostro qui in dettaglio, aspettate che zoom un po' il lavoro, e come potete vedere io ho contato 3 perline da un lato, 3 dall'altro e mi sono posizionata qui centrale. Quindi ho utilizzato le 4 perline, precisamente vi prendo per esempio queste qui sotto, che sono poi le medesime che sono anche qui sotto alla chiusura. Ho utilizzato queste 4 perline per andare a fissare questa chiusura. Basta rientrare all'interno di una di queste perline. Poi, ovviamente potete bloccare l'altra estremità di filo e poi andare a bloccare semplicemente la chiusura, ripassando il filo all'interno della perlina, ripassando poi all'interno di questo foro e ripassarlo nella medesima perlina, per poi rispostarci e andare nell'altra perlina e fare il medesimo passaggio. È davvero semplicissimo, basta ripetere questo passaggio ovviamente per un bel po', perché tenete conto che ho utilizzato un filo per andare a fissare questa chiusura, ho utilizzato un filo da 0,18.
Quindi è un filo molto sottile e poi sempre con l'aiuto di un ago potete tranquillamente entrare ed uscire dalle perline con il filo appunto da 0,18. È davvero semplice, è solo molto ripetitivo come passaggio perché bisogna ripassare almeno dalle 3-4 volte all'interno di un singolo foro per andarla a bloccare per bene in modo che resta bella ferma e bloccata sulla lavorazione. Stesso discorso anche ovviamente per l'altra, vedete? L'altro lato, questa precisamente l'ho impuntata. Vi conto qui le perline qui centrali: la prima, la seconda, la terza l'ho impuntata nella quarta perlina. Tenete conto che aspettate che allontano un po' la lavorazione, allontano un po' la telecamera, così vi mostro esattamente dove ho posizionato questa chiusura qui, l'altra parte della chiusura. Come dicevo prima, l'ho posizionata appunto nella quarta perlina e tenete conto che questa, diciamo, è la perlina centro e poi due perline, 4, 6, 8, 9 da un lato e ovviamente 9 perline anche dall'altro, quindi 2, 4, 6, 8, 9. Quindi sono andata proprio qui nel centrale e ho posizionato la mia chiusura in questo punto, sempre con i medesimi passaggi. Quindi è davvero estremamente semplice andare appunto a posizionare la chiusura. Ed ecco qui la lavorazione per realizzare la manica della borsa. La manica va realizzata esattamente con la stessa identica tecnica che vi ho mostrato prima, quindi ecco perché già la vedete già mezza realizzata. Ed è esattamente una fila, seconda fila e terza fila di moduli, esattamente sono 14 moduli, quindi inizio la lavorazione, realizzo 14 moduli, poi ovviamente vado avanti e realizzo anche la seconda fila e anche la terza fila. E questo è come si presenta al momento la manica. Poi per dare la forma alla nostra manica vado a piegare questa lavorazione in questo modo, simil panino per intenderci, e avremo questo risultato. Vedete? Ovviamente da questo lato bisogna chiudere la lavorazione e adesso vi spiego anche come. Tenete conto che il manico totale ha esattamente 16 moduli. Noi ne abbiamo realizzato solo 14, quindi il quindicesimo e il sedicesimo modulo saranno proprio i moduli che andremo ad utilizzare per collegarli alla borsa, alla patta della borsa. Adesso vi mostro come vado a chiudere questa lavorazione. Un piccolo appunto per far sì che la lavorazione risulti malleabile, cioè in questo modo che possiamo dare questa forma di manica appunto alla nostra lavorazione, possiamo anche chiudere questo lato qui in questo modo. Inseriamo il filo di sinistra nella perla in alto, il filo di destra nella perla in basso e poi un'altra perlina e vado a incrociare i fili in questa perlina, quindi andrò ad inserire sia il filo di destra e sia il filo di sinistra nella medesima perlina, andando ovviamente in direzioni opposte. Vedete? Quindi un filo a destra e un filo che va a sinistra e vado a stringere. In questo modo consentiamo alla lavorazione di non essere troppo rigida e poter tranquillamente ad andare a formare la nostra manica in questo modo. Per continuare sempre il filo di destra nella perlina verde, il filo di sinistra nella perlina verde, poi un'altra perlina ed inserisco i fili, ovviamente uno andando verso destra e un altro andando verso sinistra e stringo per bene la lavorazione. Ed ecco come si presenta al momento il lavoro. Vedete? Ho effettuato la cucitura è appunto questa qui, risulta molto più morbida rispetto ovviamente al primo metodo dove andiamo a realizzare per ogni singolo modulo un nodino che poi va a nascondersi all'interno della perla.
Ovviamente il primo metodo è adatto quando vogliamo realizzare una lavorazione di questo genere, un simil tubicino che sia bello, rigido e strutturato. Quindi, quando avete bisogno di andare a incurvare la lavorazione, vi consiglio ovviamente il secondo metodo che vi mostravo prima, quello di incrociare ovviamente i fili in una singola perlina per poter fare la cucitura. Adesso l'ultimo incrocio è avvenuto appunto in questa perlina qui. Un'estremità di filo sono ripassata all'interno di queste quattro perline, qui, ed eccola qua. Invece l'altra estremità di filo sono ripassata all'interno della lavorazione per andarla a bloccare. Infatti adesso si trova in questa perlina qui arancio. Quindi proseguo, continuo a bloccare questo filo e poi taglio il filo in eccesso. Lascio sulla lavorazione soltanto questo filo che fuoriesce da questa perla qui celeste. Effetto questo passaggio e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Ho lasciato soltanto questo filo che fuoriesce da uno di questi cipollottini che sono presenti qui alla base. Quindi vado a fissare questa manica esattamente nel secondo modulo. Questa è la prima riga dove è presente il cipollottino lilla, è la prima, e questa è la seconda. Quindi il secondo modulo, che è formato da 1, 2, 3 e 4 perline, andremo a lavorare su queste perline qui. Adesso prendo la manica. Seguite bene questi passaggi perché sono fondamentali per una buona riuscita. Ecco, posiziono la manica in questo modo sul modulo, il secondo modulo, in questo modo. Adesso, come vedete, il filo fuoriesce verso sinistra. Vado ad inserire una perlina sul filo. Aspettate, appoggio qui la manica. Quindi vado ad inserire una perlina sul filo, l'unico che abbiamo a disposizione. Ok, e lo porto giù in questo modo. Adesso vado a rientrare con questo filo all'interno di questa perlina qui. Aspettate che vi mostro. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4. Io rientro in questa perlina qui, questa, quindi rientro in questa perlina. Ok, e tiro il filo ed eccomi qua. Tiro per bene la lavorazione, mi raccomando, e quindi già abbiamo collegato questo mezzo lato. Adesso devo aggiungere un'altra perlina anche dall'altra parte, quindi appoggio sempre il manico perché sennò casca. Prendo una nuova perlina, la inserisco sul filo, la porto giù e rientro nella perlina celeste, questa appunto del manico, e anche in quella rosa. Neanche a farlo apposta si è infilato da solo il filo. Vedete? Rientro in queste due perline e tiro bene il lavoro. Ed ecco qua. E come vedete ho collegato questo lato. Ovviamente adesso questo filo devo ripassarlo all'interno di questa perlina qui lilla della base. Quindi nuovamente, con tanta pazienza, vado all'interno di questa perlina. Aiutatevi con le pinze e prendete l'estremità del filo. Adesso rientro in questa celeste andando verso l'alto e tiro il filo. Adesso giro la borsa, come vedete qui c'è lo spazietto, rientro anche in questa perlina qui viola. Ok. E ovviamente devo inserire una perlina qui in questo punto, quindi prendo una nuova perlina. La prendiamo di sto colore, la inserite sul filo, ok, la portate alla fine, eccola qua, e adesso rientrate in questa perlina qui, che è la seconda della base. Noi abbiamo lavorato la prima, che è quella lì, la seconda, poi andiamo a lavorare la terza e poi la quarta. Aspettate che ve la indico con le pinze che ho le dita cicciotte. Quindi questa è la prima lavorata.
La seconda, adesso andiamo a lavorarla adesso, poi la terza e la quarta perlina. Sono queste quattro perline quelle che dobbiamo lavorare per collegare il tutto. Quindi rientro nella seconda della base, sempre se a becco, ed eccomi qua. Tiro il filo e ho collegato anche il secondo lato. Adesso ripasso in questa celeste qui in alto e tiro, ripasso in questa lilla, ok, tiro bene il filo, giro il lavoro e vado a collegare anche il terzo lato. Quindi direttamente da quella lilla ripasso in questa gialla. Qui qua. Sono pronta per inserire una nuova perlina sul lavoro per collegare anche il terzo lato. Prendiamo una perlina celeste, la inserisco sul filo e vado ad inserire l'ago esattamente nella terza perlina della base, questa lilla. E tiro il filo. Tirate bene, stringete per bene la lavorazione, rientrate con questo filo all'interno della perlina rosa, ok? Aiutatevi sempre con le pinze, sono fondamentali per non rischiare un esaurimento nervoso, ok? Poi ripassate in questa gialla, ok? E così abbiamo collegato anche il terzo lato. Tirate bene, mi raccomando. Adesso non ci resta che collegare l'ultimo lato. L'ultimo lato, ovviamente, devo ripassare soltanto il filo all'interno di queste perline. E cioè, ve le indico, vado ad inserire il filo in questa rosa, questa qui, in quest'altra rosa più tenue, in questa lilla, la quarta della base. E questa celeste, quindi ripasso il filo in queste quattro perline. Ok, in questa rosa, aiutatemi sempre con le pinze. Ok, ripassate nella quarta lilla della base e in questa celeste andando verso l'alto. E tiro bene il lavoro. Ovviamente adesso questo filo lo ripasso all'interno della lavorazione sempre seguendo ovviamente il motivo e poi lo blocco e taglio il filo in eccesso. Ed eccomi qua, ho bloccato appunto il filo e adesso dobbiamo collegare l'altra estremità del manico alla patta. I passaggi sono sempre uguali, tenete conto che già sul lavoro io ho il filo. Esattamente il filo fuoriesce dal secondo modulo della seconda fila, sperando che si noti, ed eccolo qua, da questa perlina qui fuoriesce, e quindi io devo lavorare esattamente queste quattro perline, ve le indico con le pinze e provo anche a zoomare un pochettino la lavorazione, eccomi qua. Adesso, come vedete, fuoriesco da questa perlina qui. Io devo lavorare esattamente sempre quattro perline, quindi lavorerò questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta perlina. Queste sono le quattro perline che mi servono appunto per collegare anche l'altra estremità. Rieccomi, ho fissato anche l'altra parte del manico, questo è il risultato, davvero molto carina. Questo è il retro. Adesso vado a realizzare ovviamente l'altra collina che poi andremo ad agganciarla a questi anellini. Quindi questa l'appoggio un attimo qui. Io l'altra collina già l'ho realizzata perché è una lavorazione semplicissima. Basta ovviamente iniziare il lavoro sempre con quattro perline e poi andare avanti come vi ho mostrato fino adesso. La tecnica è sempre uguale, ad eccezione per la patta, la parte finale e ovviamente il manico. Poi il resto della lavorazione è identico. Per
Per quanto riguarda la tracollina, ho realizzato esattamente 1,40 m e sono esattamente la parte da qui a qui sono 93 moduli lilla, tutti lilla collegati tra di loro con appunto il nodino. E invece per quanto riguarda la parte questa qui, da qui a qui, sono appunto 13 moduli, alternati appunto alla colorazione bicolor, quindi ho preferito realizzare questo spezzone iniziale multicolor, come anche dall'altra parte ho utilizzato appunto le medesime colorazioni, ed eccole qua. E adesso andremo ad agganciare questi gancini appunto alla lavorazione. Questi li ho presi sempre dal sito di Pandaool. Questo è il codice del prodotto e all'interno sono presenti tantissimi gancini, esattamente sono 20 pezzi. E pensavo di collegare il tutto in questo modo, inserire appunto il gancio e poi andare a piegare un solo modulo, simil panino, e poi ovviamente andarlo a collegare qui aggiungendo una perlina a destra e una perlina a sinistra, utilizzando la perlina gialla e la perlina verde per fare il collegamento. Rieccomi, inserito esattamente una perlina a destra e una perlina a sinistra, e il gancino l'ho posizionato in questo modo, con la parte del moschettone verso il basso. Quindi adesso con il filo di sinistra vado ad inserirmi all'interno, piego la lavorazione, ok, a panino, e vado ad inserirmi nella perlina verde. Quindi vedete, lascio appunto da questa gialla, vado in questa verde e tiro il lavoro, e ovviamente con il filo di destra vado a rientrare sempre nella perlina verde. Stringo la lavorazione e questo è il risultato. Ovviamente adesso con questi due fili vado a ripassare all'interno del lavoro della tracollina in modo da bloccare i fili in eccesso. Ed ecco qui il risultato. Come potete vedere, ho agganciato appunto la tracollina con l'anellino qui nel lato. La tracolla l'ho realizzata abbastanza lunga perché mi piace in questo modo. Poi tranquillamente potete scegliere la vostra lunghezza ideale per quanto riguarda la borsa e realizzare anche, a seconda dell'esigenza, un'altra tracollina un po' più corta, oppure potete indossarla direttamente con il manico, perché come vedete anche con il manico è davvero molto molto carina. Cosa ne pensate? Io spero che questo tutorial sia stato ovviamente di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Vi ricordo che attivo il codice sconto per Pandaool. Vi lascio tutti i link in descrizione insieme al codice sconto. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!